Allora, iniziamo questa sessione pomeridiana. Come avete visto, la mattinata è stata incentrata sulle nuove forme di informazione e in particolare di giornalismo, messe poi a confronto con il blogging, microblogging, uso dei social media, insomma, giornalismo, chiamiamolo 2.0. Nel pomeriggio proseguiamo, come avete ascoltato stamattina e come vedete anche dalle brochure. L'ospite di questo pomeriggio è Francesco Piccinini, che è attualmente il direttore di Fanpage, ma che ha un percorso alle spalle anche molto importante e molto interessante, che sarà parte integrativa poi del suo speech e della sua relazione. Anche oggi pomeriggio abbiamo deciso di incentrarlo, dividere questo appuntamento in due parti. La prima sarà più seminariale, dato anche il numero di partecipanti, e Piccinini farà la sua relazione assieme a voi, davanti a voi. Poi faremo una piccola pausa e nella seconda parte ricominceremo anche con una parte, diciamo, di interazione con voi e con domande. Quindi, come stamattina, mi sembra che abbia funzionato abbastanza bene l'interazione, ma vorremmo che fosse ancora più forte. Vi preghiamo di utilizzare i vostri smartphone, i tablet, eccetera, e utilizzare in particolare Twitter attraverso l'hashtag LinkFestival, che adesso non è più alle mie spalle, comunque è cancelletto LinkFestival, tutta una parola, perché se ci mandate delle domande o se comunque interagite con noi attraverso questo hashtag, possiamo poi dirottare le vostre domande ai relatori, in questo caso a Piccinini, ma adesso vi presento anche le altre persone che sono qui accanto, e possiamo anche interagire direttamente su internet. Quindi vi prego, utilizzate Twitter, utilizzate soprattutto l'hashtag LinkFestival per ampliare un po' la conversazione online. Qui accanto a me c'è la professoressa Anna Rita Taronna e il dottore o professore? No, questa cosa non, nessuno dei due. Vabbè, allora, Roberto Ricco, che è il presidente del distretto produttivo Puglia Creativa, che è un aggregato di imprese e associazioni che trattano il tema dal punto di vista professionale della creatività in Puglia. È una realtà nata tutto sommato da poco, che si sta formando e che sta avendo anche un'interlocuzione importante a livello istituzionale e non, per fare impresa utilizzando quelle che sono le professioni della creatività. Quindi io cederei subito la parola a Roberto Ricco in quanto presidente e accanto a sé appunto c'è la professoressa Taronna, che è la referente nel distretto Puglia Creativa per l'Università degli Studi di Bari. Salve a tutti. Questa sala è molto difficile da gestire perché è un lungo serpente. Tutti i suoni, i rumori sì, come dire, rimbalzano e arrivano fin qua. Allora, forse vedo anche qualche mio studente, perché io non sono un professore, però faccio un corso qui all'università sul management culturale. Allora, le industrie creative. Ci sono due o tre cose da mettere insieme per parlare di questo tema. Il primo riguarda le politiche dell'Unione Europea. In alcuni studi, documenti cosiddetti strategici, cioè quelli che prefigurano quello che sarà la realtà economica, del lavoro, di sviluppo dell'Europa nei prossimi 7-8 anni, dentro una logica che l'Unione Europea ha chiamato economia intelligente, sviluppo intelligente, quindi diciamo una logica che tende a costruire occasioni economiche che facciano la differenza con quello che poi è la competizione globale, quindi che non si misurino sul costo del lavoro, ma sui contenuti, sui nuovi prodotti, sulla qualità e l'innovazione di questi prodotti. Una grossa fetta di speranze sono riposte nella capacità dei giovani, degli imprenditori europei di poter costruire prodotti che vengono elaborati in una maniera creativa a partire da contenuti che sono culturali, sociali, di interesse culturale e sociale, possiamo dire così in linea di massima.
l'intuizione che gli studiosi, gli economisti europei hanno messo, diciamo, hanno avuto su questo tema è che questo tipo di attività potrebbe fortemente influenzare anche le modalità di produzione degli altri settori più tradizionali, se vogliamo, dell'economia europea. E quindi per loro le industrie creative, che poi noi abbiamo allargato a industrie culturali e creative, perché ci sono sia quelle che hanno una tradizione più lontana, come lo spettacolo dal vivo, e invece alcune che sono creative perché sono molto più vicine a noi come nascita, come tipo di evoluzione, in qualche modo rappresentano un sistema di attività di imprese fondamentalmente, perché la logica dell'economia e della produzione si centra, diciamo, non sulle persone ma sulle imprese, in grado però, attraverso le persone, attraverso la formazione, il miglioramento, il confronto, il dialogo, l'influenza che queste persone possono avere sull'intera società, sull'intera comunità, appunto fare la differenza in quella che potrà essere la competizione economica nei prossimi 10 anni. Per questo motivo hanno redatto un libro verde che si chiama Le industrie creative in Europa, nel quale si cerca di descrivere quali sono, diciamo, gli elementi importanti di questo sistema, si cerca di capire quale potrebbe essere l'evoluzione di questo sistema e quelle che saranno le influenze di questo sistema con tutto il resto, diciamo con il sistema globale. Questo cosa vuol dire? Le industrie creative innanzitutto sono un'evoluzione del sistema culturale, cioè sono quel tipo di industrie che utilizzano i contenuti sociali, culturali, quelli che arrivano da una tradizione, dai beni culturali, dalle radici culturali, dai fabbisogni di una popolazione e che in qualche maniera vengono rielaborati e vengono rilanciati su un mercato in forma innovativa, quindi in forme per esempio elettroniche, tutto quello che può entrare, diciamo, come contenuti in quella che può essere appunto il sistema, tutti i sistemi che derivano da internet, quindi i social media, il web, però anche forme più evolute come per esempio tutta una serie di giochi che non sono più giochi solamente educativi ma anche giochi che servono per esempio ad allenare una serie di figure professionali come i medici, gli infermieri, i pazienti, ha una serie di procedure che sono nuove, complesse e si scopre che attraverso questi giochi che sono praticamente appunto delle app molto semplici ma che in qualche maniera influiscono sui comportamenti si riesce a insegnare molto di più, molto meglio di quanto non possa essere stato fatto fino ad oggi attraverso invece i metodi tradizionali. Ho pensato a tutte le forme nuove, innovative di promozione culturale, di marketing culturale di un territorio, quindi tutti i meccanismi che si nutrono di cultura e la rielaborano e producono oggetti di qualunque genere, che sono a loro volta appunto oggetti che possono andare sul mercato. Questo è, diciamo, è la descrizione generale di quella che può essere appunto l'industria creativa. Ne deriva una conseguenza molto semplice: quello che finora l'Unione Europea ha fatto per la cultura dei territori, per la coesione attraverso le forme di sostegno alla cultura, per quella che può essere la cooperazione fra le diverse popolazioni europee, ma anche dell'Europa con il Mediterraneo, fatto attraverso delle forme culturali più tradizionali, in realtà in futuro sarà realizzato attraverso le industrie creative. Cioè non saranno più delle politiche eminentemente pubbliche, cioè i governi nazionali e locali che investono denaro affinché si portino avanti una serie di azioni con obiettivi appunto di coesione, di cooperazione, di sviluppo, ma sarà dato un maggiore sarà fatto uno sforzo per dare maggiore impegno e risorse a quelle industrie che, associandosi, costruendo politiche di relazione con le amministrazioni locali, si pongono gli stessi obiettivi. Quindi la coesione, la programmazione, le strategie di sviluppo non passano più solo attraverso le amministrazioni locali che affidano a società, a terzi, questo tipo di servizi o questo tipo di progetti, ma
saranno appannaggio diretto delle industrie creative. Questo è un rivolgimento di fronte molto interessante e mette come obbligo primario il fatto che le cosiddette industrie creative di un territorio siano pronte a poter accogliere questa sfida, cioè siano delle imprese che funzionino come delle imprese, che siano in grado di lavorare non solo sulla base di finanziamenti pubblici, ma anche di produrre economia e quindi produrre risorse attraverso la loro relazione con il territorio, attraverso la creazione di prodotti che sono messi sul che vengono immessi sul mercato. Quindi un salto evolutivo che soprattutto in Italia non è ancora, diciamo, è partito ma non è per niente completato. Il distretto della Puglia Creativa nasce con questo obiettivo proprio, quello di far sì che le imprese creative della Puglia, per noi sono solo alcuni settori, ce ne sono molti altri in teoria, però noi ci siamo limitati appunto allo spettacolo dal vivo, teatro, musica, danza, il design, la tecnologia, quindi chi disegna software, chi disegna app per gli smartphone, per i tablet, quella che abbiamo chiamato multimedia editoria elettronica, quindi tutto quel sistema di editoria che però non si sviluppa in maniera tradizionale, quindi quello che state studiando in questi giorni, quello di cui prenderete conoscenza in questi giorni, tutta una serie di servizi. Pensate per esempio ai laboratori urbani, se li conoscete, sono questo progetto importante della Regione Puglia in cui associazioni e gestori e imprese, più che altro giovani, gestiscono dei centri di aggregazione giovanile in 120 comuni della Puglia più o meno in questo momento. Anche quella è una funzione da industria creativa, secondo alcune teorie, cioè prendi un contenuto, la cultura del territorio, la trasformi però non in un prodotto elettronico in questo caso, ma in un servizio alla popolazione. Quindi diciamo ci sono due binari nelle industrie creative, uno più industriale e uno più, se volete, più civile, più sociale, più di innovazione sociale. Quindi il distretto nasce per mettere insieme queste forze, queste imprese, associarle alle organizzazioni datoriali, sindacali, alle università, alle amministrazioni locali e dialogare con chi fa la programmazione dei fondi comunitari per poter capire quali utilizzare al meglio queste risorse che siano adeguate anche appunto alla realtà delle industrie creative del territorio e soprattutto far sì che le industrie creative invece costruiscano ponti e rapporti con il resto del sistema, quindi siano riconosciute come un attore importante dell'economia e della vita sociale e civile di questa regione. Questo lo si fa attraverso il dialogo con le istituzioni, attraverso seminari, laboratori, incontri, abbiamo bisogno di molti contenuti, abbiamo bisogno di studi su quello che siamo e su quello che facciamo, lavoriamo nella progettazione e poi seminari come questi per noi sono fondamentali perché costituiscono un'occasione per presentarci all'esterno, per far sì che tutti sappiano che cosa può avere, quale può essere la fisionomia di un distretto e i suoi obiettivi, ma soprattutto permette di capire, di sperimentare anche in questo caso attraverso un appoggio diciamo esterno, ma preso il modello, insomma, anche noi ci siamo dati come indicazione quello che in futuro un modello come questo può essere un modello efficace di incontro con le realtà esterne appunto del distretto. Quindi questo è in linea di massima quello che fa il distretto. I numeri sono 218 i soggetti che aderiscono, sono circa un centinaio di associazioni culturali, un centinaio di imprese, alcuni soggetti pubblici come la Puglia Film Commission, il Teatro Pubblico Pugliese, il Museo d'Arte Contemporanea Pino Pascali di Polignano, il consorzio CETMA, che è un grosso consorzio di ricerca sul design, sul multimedia potrei dire, che è a Brindisi, ma soprattutto appunto un gruppo di persone, di esperti, di persone, di risorse umane molto significativo. A questo si aggiunge l'università con le sue risorse, i suoi docenti, ma questo ve lo dice Anna Rita Taronna.
Grazie Presidente. Grazie. Ruberò solo qualche minuto per aggiungere in realtà quello che è il ruolo dell'università all'interno del distretto della Puglia Creativa. Credo che si possa riassumere brevemente dicendo che in realtà attraverso il percorso in fase di costruzione col distretto della Puglia Creativa, l'università ha in qualche modo il dovere, no? Di dover scuotere quello che è il sistema formativo, volgendo uno sguardo particolare a quelli che sono gli attuali bisogni formativi e in base all'analisi dei fabbisogni e degli sbocchi occupazionali. Sicuramente il festival, questo festival, questa prima edizione del festival è un chiaro segnale di una prima iniziativa che vede la sinergia tra Distretto della Puglia Creativa, Università degli Studi di Bari, che grazie al lavoro svolto dall'associazione PUL e vorrei ricordare un altro primo segnale forte arriva dalla PUL Academy, che è il nostro magazine, che grazie al lavoro di Michele Casella e di tutto il suo staff e della redazione porta a tutti voi, fa compagnia ormai, siamo già al secondo numero, con racconti, narrazioni in uno stile fresco, giovane, su contenuti con cui vi confrontate nella vostra vita quotidiana da studenti. L'università all'interno del distretto della Puglia Creativa si colloca in una fase e con degli obiettivi specifici, cioè quello di consolidare in realtà progetti di ricerca volti a intensificare temi e ambiti come quello dell'innovazione, della ricerca e dell'internazionalizzazione, guardando a quelle che sono le professioni creative, le nuove professioni creative. E questo festival ogni giorno offre in realtà proprio uno sguardo e un'analisi di quelle nuove professioni. Stamattina abbiamo ascoltato un bellissimo seminario, workshop di Francesco Magno Cavallo, interessantissimo, ho visto studenti che hanno twittato continuamente domande che erano elaborate con una certa consapevolezza di contenuti ma anche di visioni, quindi questo non può veramente che essere un grande segnale che viene da parte vostra, e la partecipazione a questa prima giornata e l'intensa partecipazione eclatante. Sicuramente oltre che ringraziare il lavoro che è stato fatto per avviare questa prima edizione, colgo l'occasione per salutare anche l'ospite di oggi, a cui voglio subito passare la parola, a Francesco Piccinini, perché il suo tema, il tema del seminario, sembra davvero anche questo stimolante, e vorrei solo ringraziare brevemente, perché è arrivato da poco, l'ospite, il professor Neil Shea, University of Boston. He's on the back on the room. Neil, hello. We just want to welcome you. Lui parlerà sabato ed è qui da oggi per seguire l'intero festival. Quindi mi sembrava, insomma, di dovergli dare il benvenuto. Grazie a voi per aver partecipato e buon lavoro. Bene, allora, dopo questa introduzione, Roberto Ricco rimane con noi e io cedo subito la parola a Francesco Piccinini, direttore di Fanpage, per il suo seminario. Un applauso a Francesco Piccinini. Ok. Diciamo che è complicato anche stare qui oggi. Dopo tanto tempo torno a parlare in un'università e soprattutto in un'università italiana, e sono passati circa 2 anni dall'ultima volta che ho tenuto una lezione e sono passati molti di più dall'ultima volta che li ho tenuti in un'università del mio paese. Dico questo perché purtroppo, per fortuna, ho passato parecchi degli ultimi anni all'estero, di cui 5 consecutivi a Parigi, dove facevo proprio questo mestiere, tra le altre cose, cioè il docente universitario. Facevo anche il direttore di AgoraVox, che è un sito di giornalismo partecipativo che è nato in Francia 6 anni fa. E sono ritornato perché, un po' perché volevo tornare, un po' perché al gruppo Caltagirone, che sarebbe Messaggero, Mattino, Leggo, Gazzettino, eccetera, cercavano un direttore dei prodotti digitali, è un po' perché forse mi andava di riportare indietro quello che avevo imparato nel corso di questi anni.
Dopo questa breve esperienza al Messaggero, durata circa un anno, ho deciso di ritornare a casa mia, a Napoli, come direttore responsabile di Fanpage, che è una realtà consolidata oggi in Italia. Abbiamo fatto, facciamo circa 1 milione di lettori al giorno, ieri 1,2 milioni quasi, quindi oramai abbiamo passato la stampa e siamo il terzo giornale, se escludiamo Gazzetta, in Italia. Vi dico questo un po' per presentarmi, un po' per mettervi nell'ottica anche di quello che farò ora, che sarà una breve lezione. E questa breve lezione, come da descrizione, vuole iniziare proprio da una cosa, che è questa. Ecco, questa cosa si chiama macchina a vapore. Se voi andate su internet e scrivete rivoluzione industriale, è interessantissimo. È interessantissimo che la prima cosa che esce è rivoluzione industriale tesina. Ecco, io mi ricordo quando si faceva l'esame di Stato e si portava la tesina sulla rivoluzione industriale. Poi vai su Google, digiti rivoluzione digitale e trovi nella scuola Polito, che non so perché, oppure scuola dal 2014, rivoluzione digitale, libri di carta. Oppure vai all'Ordine dei giornalisti di Napoli, 3 giorni fa, e la cosa di cui si alza un collega e dice no, perché basta, il web sarà il futuro. No, cioè, no, è già il passato. Il futuro è un'altra cosa. E perché voglio farvi questo parallelo tra rivoluzione industriale e rivoluzione digitale? Perché quella che voi state vivendo e state vedendo è molto di più di un semplice cambiamento ciclico. È qualcosa che sta completamente cambiando i paradigmi. Ora, per annoiarvi con una cosa, cioè, paradigma, per chi ha fatto sociologia, è una cosa che utilizzava Kuhn, che è un noiosissimo ma anche bravo professore olandese, che definiva l'insieme di quelle che sono le componenti di una società. Ora, se voi prendete cosa è successo in Inghilterra dopo l'invenzione di quella cosa che sta dietro, cioè della macchina a vapore, vi rendete conto che voi state vivendo esattamente la stessa cosa, ma non c'è nessuno che ci fa una tesina sopra. È anche divertente, perché significa che nessuno si è fermato a pensarci. È complesso analizzare, è complesso rimettere in discussione in fondo anche se stessi. Cerco di avvicinare più. Quando, a seguito dell'invenzione della macchina di Watt, la popolazione di Manchester e la popolazione di Liverpool crebbe di circa 10 volte nel giro di 20 anni, pochi si aspettavano che quel continente che vedeva i suoi capisaldi tra due città, che erano Parigi e banalmente potrà sembrare Napoli, che erano le uniche due città con 500.000 di abitanti, vedessero i paradigmi urbani completamente stravolti. Cioè che la gente andasse verso queste due città che fino allora erano talmente tanto povere. Per darvi un esempio, Liverpool aveva chiesto alla regina Elisabetta di non pagare le tasse, perché Liverpool era una città povera che non aveva la sussistenza. Dopo 30 anni di rivoluzione industriale, il 40% di tutti i traffici mondiali passavano per il porto di Liverpool. Questa cosa, che vi sembra lontana, in realtà avviene oggi costantemente. Quando si parla della Silicon Valley, la Silicon Valley non è altro che un trasferimento di persone in un agglomerato più o meno urbano, nel quale si sono ritrovati una serie di persone a lavorare sugli stessi argomenti. Quindi voi state rivivendo gli stessi cambiamenti. Però c'è qualcosa ancora di più, che secondo me è importante e che forse ve la devo spiegare in una maniera anche differente. Vedete, quando
voi tra poco inizierete a lavorare, alcuni di voi già lavorano. Ecco, vi stanno insegnando delle cose che non vi servono più, mettiamola così. Vi stanno dicendo delle cose che non vi porteranno da nessuna parte. La vostra formazione è una formazione già passata. E non lo dico per scoraggiarvi, non lo dico per mettervi alle strette, ma lo dico perché, proprio perché siete giovani, siamo più o meno coetanei, vorrei cercare di riuscire ad attivare una scintilla un po' differente. L'altro giorno mi ha scritto un ragazzo che vuole fare giornalismo, che questo ragazzo mi ha scritto che il suo sogno è scrivere sulla carta. A me veniva difficile dirgli che il suo sogno non esisterà mai nella vita, e l'ho invitato a prendere un caffè e a passare al giornale, perché non esiste, non esisterà mai più. Quella cosa che voi pensate che sia bella, che si chiama giornale, è completamente un'altra cosa oggi. E non lo dico perché lo credo io, lo dico perché se andate a Repubblica oggi, a Repubblica sanno che la carta è finita. Se andate al Corriere sanno che la carta è finita. E allora probabilmente a un giovane giornalista che si approccia a questo mestiere gli dico: lascia stare, impara a fare altro. Perché fino a 4-5 anni fa tu scrivevi un pezzo, c'era qualcuno che lo titolava, qualcuno che metteva la foto, qualcuno che portava, qualcuno che lo stampava, qualcuno che lo portava nelle edicole e qualcun altro che lo vendeva. Ora tutta questa cosa non esiste più, si è concentrato tutto nelle mani di una persona. Il giornalista di oggi è un ragazzo, un adulto, che deve saper fare un pezzo, titolarlo affinché sia indicizzato sui motori di ricerca o abbia una sua forza sui social network, che abbia l'abilità di scegliere la foto giusta e la forza di saperlo condividere sui social network. Non esiste. Tutto quello che pensate che sia fuori da questa cosa non esiste più. E ve lo dico perché spesso mi insegnano un mondo che viene da quella cosa che c'ho dietro, che è la macchina di Watt. Quel mondo non esiste più, è finito, basta. C'è un punto, si mette un punto nella storia e si va avanti. E la lezione che avevo preparato in realtà si muove proprio su questo, perché le date sono importanti in quello che vi sto per dire. Per esempio vi chiederei se qualcuno sa l'anno in cui Tim Berners-Lee ha sviluppato il protocollo HTTP. Un anno, se qualcuno me lo riesce a dire. Anche un volontario. Sparate una data. ...1990... Guardate che il 90 non è un caso. Nella storia a volte sembra che le cose succedano per caso, in realtà il 90 non è un caso. Il 90 a novembre era caduto il muro di Berlino e questo professore, diciamo, anche parecchio bravo, lavorava al CERN in Europa e il suo direttore di dipartimento era un italiano che racconterà Tim Berners-Lee nel 1993, quando lui gli propose di continuare il suo progetto di ricerca sul www, gli disse: no, ma queste che sono cose per ragazzi. Vabbè, sono cose per ragazzi, non lo so. Cioè, dopo 22 anni non lo so se sono proprio cose per ragazzi, considerando che un'azienda come Google fattura 4 volte una finanziaria italiana. Quelle cose che per ragazzi sono diventate una cosa forse anche per grandi. E ora sono passati 20 anni, 22 anni, e in Italia c'è qualcuno che vi dice ancora che la carta sarà il futuro. Non è vero, è il passato, è finito, andate avanti. Prendete il coraggio a 4 mani e andate avanti. E una seconda data importante, è la prima volta che i siti di notizie crasharono perché non riuscirono a reggere la mole di traffico. Questa data
e l'11 settembre 2001, il giorno dell'attacco alle Torri Gemelle, cosa successe? Per la prima volta una massa importante di persone non andò in televisione, no, andò su internet a cercare informazioni. Perché? Perché vi ricordate a che ora sono successi gli attacchi dell'11 settembre? Che ora? 15 italiane. 15 italiane significa, erano le 8.45 ora di New York, 14.45 ora italiana, significa alle 20 a Shanghai, significa che tutto ciò che si muoveva tra New York e Shanghai era al lavoro. Al lavoro non c'è la televisione, al lavoro c'è i computer. E solo sui computer quelle persone andarono a cercare informazioni. I siti crasharono. Evento storico. E quell'anno un signore che si chiama O'Reilly inventò un'altra definizione, che è quella di Web 2.0. La definizione precisa nacque nel 2004. E nel 2004 cosa è successo? Ecco, vi faccio questo gioco di domande. È successo un'altra cosa importante nel 2004. No. No. Madrid. Gli attentati di Madrid. E non crasharono i siti quella volta. No. Era cambiato tutto. Era cambiato il paradigma. In 3 anni il mondo era cambiato, era successa un'altra cosa. Era successa completamente un'altra cosa. Quel paradigma, O'Reilly, e qua vi prendo questa piccola slide, partiamo dal fondo. Lo definì Web 2.0. Il Web 2.0 è quello che getta la base per quella che in seguito verrà chiamata, tra virgolette, banalmente, la rivoluzione dei social network. 2006, Facebook. Per ora facciamo veramente un salto indietro. Pubblicare positive. No. Scusate. Voilà. Ora, questa è una cosa noiosissima, veramente accademica, quindi ci andremo veloce sopra. I modelli di comunicazione. Quando facevo scienza della comunicazione, la prima cosa che ci fecero vedere è il modello di Shannon e Weaver, che è una cosa, giustamente, che si riferisce a un mezzo, che è il mezzo del telefono. Da un trasmittente X passa un messaggio attraverso un canale a un ricevitore Y. Questo messaggio passa più o meno in maniera completa a seconda se ci sia o meno rumore, quello che veniva definito rumore. Rumore perché? Perché se avete visto qualche film un po' del passato noterete che, forse se parlo vicino a me, se avete visto qualche film del passato noterete che quando si telefonava le linee telefoniche non erano proprio perfette e quindi c'era quel disturbo interrompeva la comunicazione. Ora, questo è stato proprio uno dei primi modelli di comunicazione. Poi è arrivato un altro signore, Bühler, poco conosciuto, perché poi Jacobson gli fregò il modello di comunicazione praticamente, quindi poverino ci è rimasto in mezzo fregato, che però articola un po' di più il ragionamento. Lui disse, cavolo, Shannon e Weaver hanno ragione, però magari questa cosa può essere sviluppata un po' di più. Allora lui partì da un altro modello nel quale c'era qualcuno che mandava un messaggio, il contesto, il canale attraverso cui trasmettevi il messaggio, il codice che sarebbe la lingua e il ricevente. Ora, il contesto... c'è un semiologo italiano abbastanza preparato, molto preparato, un po' anziano oramai, ma è preparatissimo, si chiama Umberto Eco. Umberto Eco spiegava una cosa, diceva, sul contesto, no? Diceva, guarda, io cosa, questa cosa faccio la domanda, però faccio domanda e risposta da solo, così facciamo prima. Diceva, se io ti sto ficcando una lama nella pancia, sempre a Michele, cosa sto facendo? Risposta normale, ti sto uccidendo.
Umberto Eco però diceva, scusa, ma allora, stop, ok, questa è una descrizione. Nel caso in cui quella lama è un bisturi, io sono un chirurgo e tu sei malato di cancro, io cosa sto facendo? Ti sto salvando la vita. Ecco, questa è l'importanza del contesto. Lui è riuscito a spiegare molto bene perché è bravo, è preparato. E, grandissimo. E l'importanza del canale e l'importanza del codice. Il codice sarebbe la lingua che utilizziamo. Cartelli stradali, italiano, inglese, francese, lingua dei segni, eccetera, eccetera, eccetera. E poi arrivò Jacobson, che ovviamente sviluppò questa cosa e disse che a seconda di quello su cui mettevamo l'accento, tradotto in italiano può essere, assumeva condizioni differenti. Quindi se per esempio noi mettevamo l'accento sul contesto, accentuavamo la funzione referenziale, quindi se mettevamo l'accento sul messaggio, la funzione poetica, se mettevamo l'accento su chi invia il messaggio, la funzione emotiva, conativa se la mettiamo su chi lo riceve, fatica se la mettiamo l'accento sul canale, e metalinguistica se mettiamo l'accento sul codice. In tutti i testi, in tutte le modalità di comunicazione, c'è una di queste funzioni che è dominante. Per esempio, durante questa lezione dovrò articolare tra vari passaggi, per tenere la vostra attenzione, perché sennò vi addormentate, alla pausa caffè non ci arriviamo. E quindi è complicato. Questi erano i modelli basici di comunicazione, no? Poi cosa succede? Improvvisamente su questi modelli basici si innesta la rivoluzione 2.0. Ora, questa rivoluzione 2.0, che viene teorizzata nel 2004, vi dicevo che nasce nel 2001, per un motivo semplice. Nel 2001 c'è la bolla .com, chiamiamola così, cioè non solo cadono le torri gemelle, ma il Nasdaq crolla, la borsa crolla, perché c'è la bolla del web 1.0, per capirci. Per darvi una metrica anche poi dei cambiamenti, in Italia avemmo Venere, noto sito, fu venduto, bolla di Venere acquisita da Virgilio, eccetera, eccetera. Negli Stati Uniti c'era Altavista e dopo la bolla c'era Google. Cambio tutto perché per la prima volta si iniziò a parlare di come venivano indicizzati i contenuti. Google divenne l'algoritmo fondamentale, e quindi se tu volevi essere trovato sul web, tu dovevi ragionare seguendo determinate logiche. Ma questo ha cambiato radicalmente la conoscenza. Cioè, non è una banalità che chi è primo su Google in realtà è quello che più di tutti fa opinione. Non esiste la terza pagina, praticamente. Scordatevelo. Esistono i primi 10 risultati. E quindi tutta la funzione di creazione di alberi per essere indicizzati all'interno dei siti, eccetera, eccetera, le tassonomie, parola noiosa, però la tassonomia cambia radicalmente. E cambia anche perché la tassonomia era un retaggio delle imposizioni della biologia, insomma, delle tassonomie degli esseri viventi. Cambia, si passa a sistemi di tagging, a sistemi di evoluti che arrivano fino al cloud di oggi, e cambia tutto. Primo grande step, 2001, cadono le torri gemelle, 1990, cade il muro, nasce il web 1.0, 2001, cadono le torri gemelle, speculazione, 2004 è la maturazione del web 2.0. Non è un caso, le cose non succedono per caso, e non è neanche un caso che nel 2006 nasca Facebook.
Perché ciò che ha lasciato lo tsunami è proprio l'incapacità dei media mainstream di raccontare quello che stava succedendo. Io me lo ricordo lo tsunami, me lo ricordo benissimo, per tutta una serie di ragioni. E la lista degli scomparsi, la lista dei morti, non la potevano dare i telegiornali, ma di qualsiasi nazione. Se voi avevate un amico che era in Indonesia in quei giorni e volevate sapere se era ancora vivo, non ve lo poteva dire la televisione. Dovevate andare sulle liste degli ospedali che avevano pubblicato su internet. Gli ospedali mettevano morto, vivo, scomparso. Questa cosa nessun telegiornale avrebbe potuto leggere, 500.000 di persone, ma anche se fossero state 8.000 come potevano essere i tedeschi o 12.000 come potevano essere gli italiani, non li poteva leggere un telegiornale. Serviva un altro mezzo. Però nel frattempo che si parlava e si facevano altre cose, torno a una cosa che forse può essere banale. Vi veniva raccontato che il mondo non cambiava. In realtà stava cambiando tutto. E vi cambiava proprio davanti agli occhi. Io ho avuto la fortuna di studiare, e qua faccio uno spostamento di funzione, per esempio. Qua torno su me in modo che cerchiamo di cambiare anche la cosa. Nel 1996 ebbi la fortuna di vincere una borsa di studio e di andare a studiare in Canada. Per comunicare con la mia famiglia e i miei amici, all'epoca c'era solo la lettera. 1996 in Italia internet non era diffuso, c'era lettera e telefonare era costosissimo. 1997, altra fortuna, vinco la borsa di studio, vado in Australia, arriva internet, avevo internet in Australia e nel finale del mio soggiorno, quindi dopo 8 mesi circa, anche in Italia i miei genitori accedono a internet. Incredibile, potevamo scambiarci le lettere, le mail, in presa diretta. Io non dovevo più aspettare 12 giorni, 12 la mia lettera arrivava in Italia e altri 12 la risposta, quindi 24, per sapere cosa stava succedendo fino in fondo. 1998, terzo posto di studio, colpo di fortuna, e vado a studiare in Svizzera, ci vado col cellulare, cambio tutto. Giro di 3 anni, dalla lettera e da giorni e giorni di risposta per sapere come stavano amici e conoscenti, era cambiato tutto, completamente. E mentre io cercavo di capire cosa stesse succedendo, appunto il mondo andava avanti, la bolla del 2001, il 2004, eccetera, eccetera. E però vorrei continuare in questo racconto brevissimo personale, perché vi do anche una metrica. Nel 2004, quando mi laureai, proposi una tesi, 2005, una tesi di dottorato alla mia università, sul web 2.0. La risposta fu: che cos'è il web 2.0? E io dissi: sai, fatto tipo YouTube, cerca di capire, professore, preside del dipartimento, dell'allora dipartimento di scienza e comunicazione. E che cos'è YouTube? Dissi: non fa niente, lasciamo stare. L'anno scorso mi hanno chiamato per fare la commissione di dottorato alla stessa università, è stata anche una grande soddisfazione, ma non è questo, è che loro hanno perso 5 anni, 6 anni, non li recuperi in nessun modo. Hai formato per anni ragazzi che non sono attuali sul mercato. Ora io dirigo un giornale e io ogni volta che devo trovare un giornalista per fare una cosa, io non trovo la figura che voglio. Io non trovo un giornalista che sappia fare il video, che sappia montare, che però al tempo stesso ne capisca di social network, che sappia fare un titolo SEO. Non lo trovo. Io non trovo un project manager che mi assista nel progettare un sito, che sappia dove va la pubblicità, quali sono gli ingombri della pubblicità, che sappia quali sono i tempi di permanenza su un sito, che sappia qual è la risoluzione dello schermo del 90% degli italiani per far sì che la maggior parte delle notizie vadano in primo scroll. Non lo trovo. È un problema. Perché i ragazzi che escono dalla mia università,
intendo, perché mi sento ancora appartenente a quell'università, li devo riprendere e riformare. Questo è un problema enorme. Perché io faccio un investimento sulle persone. E ora per ritornare alla parte di lezione, questo è il cambiamento. Se voi avete, per chi c'era, ha visto il 2001, ha visto che si è passati da logiche come per esempio Britannica Online. Britannica Online era il sito dell'enciclopedia britannica, si pagava l'abbonamento annuale, che è neanche tanto caro, a Wikipedia. Ecco, qui è la sintesi del cambiamento di paradigma che è avvenuto in pochi anni. Da un'intelligenza concentrata a un'intelligenza diffusa. Secondo passaggio storico, il superamento de facto della logica del copyright. La logica del copyright è stata passata, cioè se voi prendete, anche qui il parallelo con la rivoluzione industriale, l'esplosione dei brevetti e della tutela del diritto d'autore nasce in seguito alla rivoluzione industriale, perché le opere d'ingegno da quel momento in poi vanno tutelate, così come le opere artistiche. Quando nasce YouTube, questo diventa impossibile da tutelare. È formalmente impossibile evitare che qualcuno faccia la cover di una qualsiasi canzone e la riposti in rete. Ma questo, se da una parte vi può sembrare derubare un artista, e ne conosco tanti di artisti, amici, li voglio tanto bene, dall'altra è diffondere la cultura. Quel lavoro vale 10.000 volte di più che quella canzone. Probabilmente ci sono interi artisti che non sarebbero mai stati conosciuti da un pubblico più giovane se non ci fosse stato YouTube. Bindi, Tenco, tanto per citarvi qualche italiano, probabilmente i ragazzi di oggi non saprebbero neanche chi sono se non ci fosse stata la possibilità di poterli riascoltare. O la tutela era affidata nelle mani della famiglia, che quindi custodiva un apparato, un insieme di cultura, chiamiamola così, che consentisse al ragazzo di poter accedere a quelle cose, oppure il ragazzo non poteva formarsi. Ecco, ora ce l'ha lì a disposizione ogni giorno. È un passaggio epocale. Ed è un passaggio, per certi aspetti, anche democratico. Perché non mette più nelle mani solamente di chi può possedere i libri, comprare la musica, la possibilità di accedere alla cultura, ma a un pubblico più vasto. Alla fine, tra l'altro, voglio segnalare che una delle cose che c'è in queste slide sono proprio il passaggio tra directories, quindi una tassonomia stile biologia, al tagging, quindi una folksonomy, folks nel senso di persone, quindi una tassonomia basata su quello che le persone pensano, che il modo in cui le persone pensano che vada organizzato il contenuto. E non è un caso che la titolazione dei giornali, tanto per tornare all'editoria, sia una cosa che si adatta sempre di più a come gli utenti cercano le news. Due anni fa, la parola più cercata al netto di Facebook, su internet, su Google ovviamente, fu Melania Rea. Titolavi un pezzo: Salvatore Parolisi è stato condannato, facevi tre visite, titolavi un pezzo: Melania Rea, condannato Salvatore Parolisi, ti venivano giù i server del giornale. È un'altra cosa, cioè non è lì che è cambiato il lavoro, è lì che sta imparando a fare un altro tipo di lavoro, che non c'entra niente con quello che hanno fatto finora. Purtroppo è così. Ho lavorato in un giornale di carta, so come veniva fatto un pezzo, c'entra niente, è un'altra cosa.
ed è quello che oggi bisogna fare. In tal senso, questo è il meme del web 2.0, c'è cioè una spiegazione, questo lo trovate tutto in questo sito se volete segnare, è molto bello, io vorrei leggere questo documento di O'Reilly, è qui che risale al 2004, quindi può essere utile. Fu un brainstorming all'interno della sua azienda, fatto appunto nel 2004, dal quale fu tirato fuori questo documento che getta le basi per tutto quello che è la composizione del web oggi. E per tornare alle nostre paginine, sull'evoluzione digitale, io amo, scusami, che se voi andate proprio alla pagina Wikipedia Italia, trovate un insieme di affastellamenti di cose, quindi grazie allo sviluppo di device interattivi, quali World Wide Web, il digitale terrestre e lo smartphone. Ora, questa è un'altra cosa che non è proprio così. Nel senso che, anche qui, passaggio successivo, quando progettate un prodotto, non esiste un prodotto che va bene per il web, che va bene per il mobile e che va bene per il digitale terrestre, a parte per il digitale terrestre, comunque. La fruizione del mobile avviene in un determinato momento, in determinate fasce orarie, tipicamente tra le 8 e le 9, tra l'1 e le 14, tra le 17 e le 19. Perché sono i momenti di intermezzo in cui le persone stanno in metro, in macchina, mentre vanno sul posto di lavoro, a scuola o all'università, a consultare i device. Quindi quel tipo di prodotto che tu pensi per il mobile, ad esempio, questo per darvi anche un esempio di come poi cambia ancora, non può essere lo stesso di quello che fai sul web, perché i tempi di permanenza sono ancora più bassi, i video non vengono spesso guardati bene sul mobile perché lo schermo è troppo piccolo, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, tra un po' qualcuno vi dirà che magari bisogna farli in maniera differente anche per i tablet, perché i tablet vengono fruiti, per chi ce li ha, a risveglio soprattutto. Perché la gente ce l'ha sul comodino, se lo prende e vede che cosa è successo. Questo per darvi giusto due o tre linee guida anche di questa cosa. Ma sempre su questa pagina, la cosa interessante è che la problematica principale che deriva dalla rivoluzione digitale riguarda il diritto d'autore. Cioè, la problematica principale nata insieme alla rivoluzione industriale, perché se guardate il numero di brevetti, c'è un grafico molto interessante che ho cercato prima e volevo far vedere, aumentò del 1000% nel giro di 10 anni, è la problematica principale che viene riversata all'interno della rivoluzione digitale. Perché? Perché il diritto d'autore viene completamente, come abbiamo visto, decostruito dalla rivoluzione digitale. E quindi si iniziano a fare tutta una serie di argomenti, per esempio sul file sharing. Passaggio successivo, perché nelle slide, anche questo è quando la cultura da un unico blocco monolitico che detiene la cultura diventa elemento diffuso possibile da condividere. Questo elemento diffuso, soprattutto attraverso fenomeni quali il file sharing, è stata una delle cose che in questi anni è stata cercata di bloccare in tutti i modi. Ma vi racconto un aneddoto carino per farvi capire poi cosa significa veramente l'accentramento della cultura. La RAI, una stupenda azienda culturale, bellissima, ve lo giuro, un'istituzione stupenda in Italia. La RAI ha un patrimonio visivo enorme, cioè da film, funerali di capi di Stato, manifestazioni, teatro. La RAI era la più grande azienda produttrice di teatro in Italia. Tutto lo scibile di Edoardo, da napoletano ovviamente vi parlo, è nelle teche RAI. Però, siccome molte cose sono state girate nel 54, quando è nata la televisione in Italia, ovviamente sono state girate in
pollice o bobina, che sono dei nastri magnetici. Ora, dopo 70 anni, immaginate 60 anni, immaginate che quei nastri magnetici hanno un processo di deterioramento abbastanza importante. Cosa succede? Si è acceso un vigoroso dibattito in Rai sul fatto che se venissero riversati in digitale, ovviamente essendo vecchia la bobina si sfalda, quindi non esiste più. E quindi si tutela una bobina inaccessibile, perché non la puoi guardare, nessuno la può guardare, però sta là, sappiamo che là dentro c'è il funerale di Che Guevara, benissimo, ma nessuno può guardarlo. Lo sanno chi c'era e se lo ricorda, chi l'ha girato, ma tutti voi non l'avrete mai visto, non lo potrete mai vedere dalla televisione italiana, perché quella bobina è conservata in una teca, la cui digitalizzazione è una cosa che investe un dibattito da circa 10 anni, 2002, 2003, 10 anni esatti. Questa è la diffusione della cultura, questa è la rivoluzione digitale, spiegata più o meno in 45 minuti, cercando di essere abbastanza sintetico, cercando di dirvi quali possono essere i parallelismi con la rivoluzione industriale, ma solo per un motivo: che mentre quel processo è stato studiato, assimilato, assorbito, ha generato quello che oggi viene chiamato Stato-Nazione, e quindi che palle, tutto il processo hegeliano, lo so, scusatemi, sono una palla, lo so, ok, vado, però tutta la base di Hegel, di Stato-Nazione, nasce in concomitanza con la rivoluzione industriale, non è un caso, perché le nazioni iniziano a calcolare la propria forza in base alla capacità produttiva. Ora, tutto quel processo si sta sgretolando, viene meno, perché i confini nazionali, le frontiere non esistono più. Faccio sempre un esempio: la logica di spazio-tempo viene completamente a mancare. Il sito della Banca Mondiale è equamente distante da voi che il sito del comune di Bari. Il tempo e lo spazio, che sono due, che ha fatto scienza della comunicazione, cioè Innis, che è il padre putativo di Marshall McLuhan. Innis scrive un libro che si chiama Impero e Comunicazione, un bel mattone, però fondante nella storia della comunicazione. Lui descrive tutta la comunicazione sulla base di due, tutti i mezzi di comunicazione li mette sulla base di due coordinate, lo spazio e il tempo. Ci sono mezzi di comunicazione, si deve muovere all'interno dello spazio, deve essere leggero, quindi per questo il passaggio dalla tavola di pietra per esempio al papiro, dalla pergamena al papiro, perché il papiro è trasportabile e quindi consente lo sviluppo, per esempio il papiro dell'impero egiziano lungo lo spazio, mentre altre cose che necessitano di una permanenza all'interno del tempo vanno, come ad esempio la Bibbia, andavano scritti su supporti che resistessero all'usura. Quindi qualsiasi mezzo di comunicazione si muove lungo queste due coordinate, o spazio o tempo. Ora, spazio e tempo, fisica insegna che lo spazio e il tempo sono due coordinate tra di loro correlate. Venendo a mancare la coordinata dello spazio, perché come abbiamo detto il sito della Banca Mondiale, equamente il santo, è il sito del comune di Bari, viene automaticamente a mancare la coordinata del tempo. Quindi in internet il tempo e lo spazio possiamo dire che probabilmente non tendono a zero, ma probabilmente tendono a infinito. Quindi è una cosa, è un cambiamento, cioè è il primo mezzo di comunicazione che non si muove lungo queste due assi. E finisco dividendo queste epoche in tre. Vi ho parlato di rivoluzione industriale. Il mezzo di comunicazione principe della rivoluzione industriale fu la carta stampata, categoria sociologica detta anche della modernità. Carta stampata e successivamente la radio, esempio inizi del Novecento, le grandi dittature, eccetera eccetera eccetera. Faccio la palla su quello. 1900, cavallo tra gli anni 60-70, la modernità finisce,
finisce, la fine è sancita da due cose, dallo shock petrolifero, dal primo grande shock petrolifero, ma anche dallo sviluppo di un altro mezzo che si chiama televisione. Ora, mentre la radio era un mezzo one to many, tipicamente, in cui appunto il dittatore parlava alle masse, la televisione inizialmente è uno strumento one to many, dopodiché si muove verso una sembianza di correlazione con l'utente, tant'è che Andy Warhol dice: in futuro ognuno avrà i propri 15 minuti di celebrità. Ma non è un caso che succede che questa cosa avviene con, non avviene solo con i reality oggi, poi vi spiego il passaggio, avviene con un grande cambiamento, che sono i quiz show negli Stati Uniti. Se voi guardate John Turturro, il film Quiz Show di John Turturro, premio Oscar ha vinto per quel film, quindi abbastanza bello come film, noterete che lui è un personaggio costruito, messo là nella televisione statunitense dei primi anni 60, messo lì a impersonificare un ruolo. Quindi ogni volta gli venivano suggerite le domande, perché era un personaggio che faceva audience, quindi gli venivano passate le domande, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando non fa più audience, viene preso un altro concorrente. Questa viene chiamata pseudo-accessibilità. La radio e la carta stampata non è accessibile a tutti nella modernità, tant'è che vengono creati gli ordini. E tant'è che succede anche che, come si chiama, Popper dice che servirebbe una patente per fare televisione, proprio perché si viene da quell'impostazione culturale lì, in cattiva maestra televisione. Quando arriva la televisione, iniziano a comparire dei personaggi che teoricamente vengono presi dalle persone e vengono inseriti per creare questa parvenza di realtà all'interno della televisione. Poi sfocerà nel fenomeno, diciamo, degli anni 90, che sono i reality, ma inizia negli anni 60 questa cosa, 60-90, non a caso finisce quando comunque muore culturalmente il reality come fenomeno, quando il web apre la porta al fatto che tu non sei più solo passivo, ma puoi commentare. Nel web 2.0 puoi commentare, puoi interagire, puoi prendere uno spezzone di filmato del Grande Fratello, montarlo in maniera differente e fare più audience di quanta faceva il Grande Fratello. Questa è una rivoluzione enorme. Quindi finisce la modernità, tra virgolette, con l'arrivo, con l'avvento della televisione, col primo shock petrolifero, inizia un'epoca che in letteratura viene chiamata postmodernità, che dura fino al 2001, la postmodernità, insomma, è durata fino al 2001, fino alle Torri Gemelle, e che corrisponde alla frammentazione digitale. Più grandi autori in tal senso è Pynchon è un grandissimo scrittore americano che dà uno spaccato completo di quella che è la postmodernità. E vi dicevo, e nasce questo mezzo pseudo-accessibile che è la televisione. Perché pseudo-accessibile? C'è ultimi passaggi noiosissimi. Psicologia cognitiva. Psicologia cognitiva. Ci sono due tipi di condizionamento. Condizionamento classico, che è quello del cane di Pavlov, cioè ovvero al cane gli fai vedere da mangiare, gli suona la campanella, lui inizia a sbavare, ogni volta che suonerà la campanella lui sbaverà. O il condizionamento operante, che è quello dei topolini nella gabbia. Come funziona il topolino nella gabbia? Il topolino nella gabbia funziona che lui preme il bottone e viene da mangiare, si accende la lampadina, ogni volta che lui preme il bottone si accende la lampadina e viene da mangiare. A un certo punto la frequenza con la quale questa cosa succede viene elaborata in maniera randomica, cioè non si sa quando gli viene dato da mangiare sostanzialmente. Lui cosa fa? Non è che preme solo quando ha fame, siccome non lo sa, preme con maggiore frequenza. Ed è esattamente la dinamica dei reality show. Se voi avete mai visto le code fuori i provini di un reality show, ed è esattamente quello. Il fatto che non sapendo quando tu saresti stato preso, la provi sempre. E questa è tipicamente la pseudo-accessibilità della televisione. Finisce con la postmodernità, 11 settembre 2001, bla 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 bla. Si arriva a quello che oggi viene definito in vari modi, diciamo
l'epoca quantica, cioè dove ognuno di noi è un portatore di un pacchetto di informazioni, ovviamente in rete. Immaginatevi che ognuno di voi è una sinapsi di un cervello che esiste solamente se i propri quanti di informazione vengono condivisi con le altre persone, altrimenti come unità intellettiva in rete se non condividete non esistete. Quindi questo è il cambiamento finale che succede nel passaggio dalla modernità, rivoluzione industriale, al web 2.0. Controllo l'orario. Altri 4 minuti, sono abbastanza preciso. No, anche fino a meno un quarto. Se vuoi, anche fino a meno un quarto per pausa. Ok. Passaggio epocale. È cambiato tutto. Cioè è cambiato dal passaggio da una cultura analogica, in cui c'era un continuum, eccetera, eccetera, a una cultura digitale. Questa trasformazione, come avete visto, è andata per spezzoni di tempo sempre più brevi, ovvero dalla rivoluzione industriale, dall'avvento della stampa di massa alla televisione, passati 150 anni. 150 anni. Dall'avvento della televisione al web 2.0 ne passano 50. L'accelerazione del tempo ha fatto durare tutti i cambiamenti sempre di meno, ed è per questo che oggi voi vivete in una società che ha messo le fondamenta dei suoi paradigmi nel 2004, ma li ha dovuti completamente rivedere più o meno nel 2010-2011 con l'esplosione dei social network. Il caso di Wikileaks, perché vi dico social network e Wikileaks, la primavera araba, Julian Assange dice sempre che la primavera araba non sarebbe mai esistita se Wikileaks non avesse cacciato i cable. Non gli si può dare tutti i torti, è stata la prima vera presa di coscienza del fatto che succedevano delle cose di cui i cittadini non erano a conoscenza. Da quel momento in poi, attraverso la diffusione dei social network, i cittadini prendono coscienza, si organizzano e ribaltano quelli che sono i vari regimi. Questa cosa in sistemi non dittatoriali è stato bellissimo, l'ho vissuto all'Università di Monaco tre anni fa, in una grande protesta contro la riforma universitaria, i ragazzi per aggirare la polizia, diciamo così, si organizzavano via Twitter, sceglievano un hashtag col quale comunicavano la posizione della polizia di volta in volta, quindi riuscivano a spostare le sale occupate, le cose, le manifestazioni in mezzo alla strada. Nel piccolo è avvenuto anche in Europa, magari se uno non l'ha visto non se ne rende conto, però è avvenuto anche in Europa. Nel grande sono state le primavere arabe. E questo ha cambiato ulteriormente il paradigma, quindi da una ricerca di notizie Google-based a una ricerca di notizie soprattutto basata sui social network. Per un ragazzo di oggi, 13-15enne, la sua fonte di informazione primaria è lo stream di Facebook. È lì che lui attinge le sue informazioni. Quindi quello che già viene chiamato traffico diretto, cioè quello che arriva direttamente sulla home del tuo sito perché vuole venirti a visitare, sta crollando sempre di più per i grandi siti. Sta crollando anche il paradigma dei motori di ricerca. Hanno ancora una fetta importante di mercato, quindi se voleste fare giornalisti non abbandonate l'idea che dovete imparare a indicizzare un pezzo. Però sempre di meno. E voi lo vedete, se guardate questo. Sono cattivo quando faccio così, non lo raccontate mai, però... Guardate. Il traffico dei grandi siti di informazione italiana era basato soprattutto sul modello diretto e motori di ricerca. Voilà. Traffic rank. Questo è il traffico di Repubblica.
non è che è crollato perché i Repubblica sono scarsi, no, anzi, tutto il rispetto, bravissimi colleghi, è crollato perché quel loro modello di traffico che veniva, che era soprattutto io vado sulla Home di Repubblica, navigo la Home di Repubblica, leggo gli articoli eccetera eccetera, sta venendo meno. E anche quel modello di traffico che era cerco su Google Melania Rea sta venendo meno, perché nel mio stream di Facebook ho le notizie, il mio stream su Twitter. Venendo a morire questo modello di traffico, c'è una difficoltà anche da parte dei grandi giornali. Guardate, non è un caso, se guardate questa curva corrisponde a questa. Uguale. Ecco, cioè, viene a morire quel modello di traffico, non è che qualcuno sta veramente pensando come cambiare il proprio traffic model, no, si continua a fare le stesse cose. Anche per questo poi vi invito a fare le cose in maniera differente. E, perché volevo dire questo? Traffic model sta cambiando, social network, rivoluzione arabe, ma le rivoluzioni arabe hanno avuto il paradigma dei social network e un altro grande paradigma, che è la capacità di avere infrastrutture. Prima di sedermi qui facevo una tremenda riflessione sull'Italia. L'Italia è un paese che, dove per arrivare da Napoli a Bari stamattina, Napoli-Bari, 250 km, sono dovuto andare a Caserta, prendere un treno e arrivare a Bari, non c'è una tratta. È un paese dove per arrivare a Pompei, a Sorrento, a Vico Equense c'è un mezzo di trasporto che si chiama Circumvesuviana che non funziona. Cioè, il sito archeologico più visitato d'Italia è collegato a un mezzo di trasporto che non funziona. È un paese dove l'Alcoa, il Sulcis lo conosco abbastanza bene, sono stato all'Alcoa, e è un posto dove quando l'Alcoa se ne voleva andare, lo Stato, l'unica cosa che si è potuto fare per cercare di mantenere, è dire ti faccio avere la corrente a minor prezzo per 15 anni. Non ha fatto una visione a lungo termine di politica energetica, no, ha detto per 15 anni io ti faccio risparmiare. Tanto lo fai, va benissimo, ma tra 15 anni l'Alcoa, se non hai trasformato le tue politiche energetiche, se ne vanno. La tanto vituperata Angela Merkel ha tanti difetti, però è un politico che ha costruito la sua idea di Germania. Cioè, ogni nuova casa, ogni nuovo edificio che viene realizzato in Germania o ristrutturato deve essere energeticamente autonomo. Questo significa fare un paese da mo' a 20 anni. Ora, perché vi dico questa cosa? Perché le infrastrutture sono importanti. In Italia mancano 3 infrastrutture importanti, che sono comunicazione. La banda larga sta al 45-47%, roba, non voglio neanche commentare. Infrastrutture ferroviarie, e vi ho dato l'esempio, c'è un dato particolare: a Napoli ci hanno messo 36 anni e non hanno ancora finito la metropolitana. 36 anni, un operaio è entrato, sta per andare in pensione e non ha finito la tratta ferroviaria, cioè non l'ha finita, non la vede, cioè i suoi figli, poi dice, ma forse no, papà l'ha fatta quella. E politica energetica. Cioè, i 3 assi fondanti su cui si fonda una nazione sono in ginocchio. Ed è paradossale che chi ha fatto la rivoluzione araba si sia interessato prima di tutto di questo, ha avuto bisogno dell'infrastruttura, non solo di Twitter, del satellite Mitsubishi per mandare i tweet. Perché quando Mubarak mise giù la rete, i volontari di Wikileaks presero il satellite Mitsubishi, lo spostarono, Mitsubishi non l'ha mai capito fino in fondo a questo punto che cosa successe, e continuarono a comunicare. Se non formi una classe che sappia fare questo, tu stai uccidendo un paese. Se non formi una classe che sa fare infrastrutture, concepire infrastrutture e utilizzare infrastrutture, tu stai uccidendo un paese. Questo dato è il dato di un paese che non si sa rinnovare. Perché i 2 grandi player dell'informazione italiana, da 2 milioni di lettori al giorno,
non riescono a trovare un traffic model che sia differente. Ma un'altra cosa vi voglio dire, questo non solo muore perché non sanno trovare un traffic model, perché nel frattempo questo è il rank mondiale dei siti. Qui stanno arrivando Brasile, India, Cina, tutti i siti che stanno scalzando il ruolo dell'Italia. Giustamente, è giusto, perché ci provano, fanno innovazione, fanno qualcosa che noi non sappiamo neanche dove sia di casa. 3-4 anni fa, insomma, era a Boston, mi ricordo questo l'MIT è una delle cose più belle che esistono al mondo, giusto perché, nonostante sia un'università americana, è un fulcro di intelligenza tremenda e ha tanti italiani, tantissimi italiani l'MIT. L'MIT ha un computer enorme dove c'era la mappatura del DNA e mi ricordo che stavo con questa persona che mi disse: Francesco, ecco, questa è esattamente la stessa cosa, stessa ricerca che io facevo in Italia con le provette a mano una a una, loro hanno 20 terminali dedicati per farlo in maniera automatica. Non c'è competizione. Potete odiare gli Stati Uniti, potete fare quello che volete, non c'è partita. O tieni fortuna, una fortuna sfacciata, o la combinazione della mappatura genetica fatta a mano con le provette e tutto, mentre c'è 20 terminali che li elaborano in presa diretta, notte e giorno, non c'è partita. È come quando noi giochiamo contro il Barcellona, abbiamo preso 4 palloni ed è un po' questo quello che sta avvenendo. Quindi mentre nel resto del mondo si riorganizzano le città, ci sono spostamenti di persone, non è un caso, no? Le sedi dei tax, tutto quello che volete, le sedi di Google, Twitter, Facebook sono a Dublino, ma hanno portato uno spostamento di persone dall'Europa verso Dublino, hanno portato uno spostamento di persone nella Silicon Valley americana. Sta cambiando la fisionomia del mondo e spesso vi dicono che la cosa importante è come fa il titolo all'interno del tuo pezzo sulla carta. Non vi serve. Ci ho dato come consiglio, non vi serve. Ascoltatelo, perché è sempre buono ascoltarlo, ma non vi serve più. E penso che possiamo andare in coffee break. Grazie.